Potremmo chiamarla la mossa del cavallo, quella appena messa a segno dai quattro consiglieri comunali d'opposizione di Prato, Leonardo Soldi, Mircola Franceschina, Eva Betti e Claudio Stanasel. Oggi hanno annunciato la loro uscita in blocco dal gruppo Lega Salvini Premier per formare un gruppo proprio. La matematica è anche politica perché ora la Lega passa da 6 a 2 consiglieri Curcio e la capogruppo Vattoni, mentre i quattro fuoriusciti vanno a costituire il gruppo più grande dell'opposizione. Uno schiaffo politico sonoro frutto delle tensioni interne al Carroccio che un paio di settimane fa hanno raggiunto l'apice con la decisione del commissario regionale Belotti di sospendere Soldi e Stanasel dalla Lega e di ridimensionare il numero di commissioni dove sono presenti a favore degli altri consiglieri. Cosa che ora non sarà più possibile fare, dato che entrambi sono usciti dal gruppo insieme a Betti e la Franceschina, che nonostante punizioni minori sono rimasti al fianco di Soldi e Stanasel nella loro azione di protesta su metodi e dinamiche seguite dai vertici del partito nell'ultimo anno. La Franceschina sarà capogruppo della nuova realtà. Una scelta molto sofferta, speriamo ancora che possa essere rivista in futuro. Però in questo momento non c'erano le condizioni per andare avanti. I quattro ex leghisti però non chiudono la porta per sempre, ovviamente a delle condizioni. E continuare a lavorare per la città, nella speranza che nella Lega a livello regionale ci sia un cambio di passo e che i territori vengano finalmente ascoltati, cosa che non è avvenuto negli ultimi 2 anni. Laconico il commento della capogruppo del Carroccio o Vattoni. Prendiamo atto della decisione, chiusa questa parentesi, è tempo di rimettersi in marcia. Il lavoro del gruppo Lega in Consiglio Comunale non si ferma.